Quello che penso che noi dobbiamo puntare a fare di ritorno è recuperare i punti che magari abbiamo lasciato per strada all'inizio, quei punti persi stupidamente per mancata conoscenza contro magari squadre sulla carta più abbordabili. Oggi non mi sento di dire che sono due punti persi, comunque ha pareggiato col Catania, nelle ultime partite ha pareggiato col Bari, Ternana. Non è un partito semplice, onestamente. Ci sta mancando qualche punto in più, magari secondo me da prima, che magari in questo momento eri in un'altra condizione di classifica che faccia stare più tranquillo. Questo. Quindi penso che quello che c'è da fare nel giro di ritorno è cercare di levare quei punti persi per diciamo che ci siamo tolti all'inizio campionato perché non ci conoscevamo. Facciamo un po' di fatica a prendere i due mediani, che comunque sono due ottimi giocatori, ci mettevano quella palla alle spalle con un bel calcio e ci hanno fatto abbassare un pochino, la verità è quella, non è niente di che. Poi una volta che siamo riusciti a trovare le misure siamo andati meglio, siamo andati in crescendo durante la partita. Francesco, sesto gol in campionato, sbaglio o c'è una posizione prediletta per battere i tuoi calci di punizione? Quella di oggi assomigliava molto a quella di Rende, leggermente spostato sul centro sinistro. Sì, Siena però era più lontana. No, va bene. Sì, quando calcio da, diciamo, da posizione sulla sinistra, da destra mi viene meglio, diciamo. Al primo tempo non è andata così male. Pure. L'approccio non è stato dei migliori. 20 minuti, come appena detto, sono tanti. E potevamo sicuramente partire con un piglio diverso, poi ci siamo comunque ripresi bene perché abbiamo creato delle buone occasioni, abbiamo preso una traversa, poi respinte davanti alla porta non sono andate a nostro favore e la bravura comunque anche degli avversari, quindi sì, sono d'accordo che potevamo approcciarla meglio, potevano essere sicuramente 20 minuti importanti. Sicuramente è normale che vincere aiuta a vincere, quindi e porta anche entusiasmo. Noi bisogna cercare di non abbattersi, bisogna continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto. È normale che abbiamo comunque incontrato delle squadre molto, molto attrezzate e adesso deve sicuramente ripartire il nostro cammino per cercare di fare e portare a casa tre punti che mancano da un po' e bisogna essere determinati in questo.